Altri fenomeni misteriosi, anche se forse non paranormali, di cui ci siamo indagati, sono state le capacità incredibili dei fakiri. Anche qui abbiamo scritto un libro che si chiama I segreti dei fakiri, nei quali spieghiamo come in pratica queste incredibili performance dei fakiri, se non sono dei trucchi o delle leggende, sono però delle cose che sono alla portata di qualunque persona, rientrano nella norma della fisiologia umana. Ci siamo anche un po' divertiti, per esempio io ho imparato personalmente a mangiare il fuoco, passarmi una torcia sulla pelle, masticare il vetro, martellarmi nel naso un chiodo lungo una spanna, distendermi su un letto di chiodi, fermare il battito del cuore e la pulsazione del polso, oppure distendermi rigido come un asse tra due sedie su cui appoggio la testa e i piedi, farmi appoggiare un pietrone da 35 kg sullo stomaco e farmelo rompere con una mazza di ferro senza riportare nessun danno fisico. Tutte queste cose, se riesco a farle io, che sono un mite chimico, vuol dire che sono alla portata di qualunque persona che abbia un fisico normale e rientrano nelle normali capacità umane. Quindi basta sapere come si fa e non hanno niente di misterioso e di paranormale.